molti non se lo ricordano, si chiamava Piazza Mastro Giorgio, prima di chiamarsi Piazza d'Estaccio. Quando ero ragazzino io, le donne d'estate stavano a mettere sotto l'alberi, a chiacchierare, a fare la calzetta, e noi ragazzini giocavamo lì intorno. Me la ricordo perché c'era questa fontana e il mercato era scoperto. Testaccio è un quartiere essenzialmente operaio. Per i romani esso è un centro di malavita, un domicilio coatto di pregiudicati. Un buon borghese non ne parla che con orrore e non nasconde la sua avversione al pensiero di dovervi abitare. Esisteva qui, cioè la banda del Mozzichetta, la chiamavamo, perché avevamo tutti dei soprannomi all'epoca. C'erano i banchi da verdura, tutto quanto, però i due li levavano col carrettino, li portavano tutti via. Le piazze esistono in quei paesi dove l'influenza greco-romana è stata netta, no? La piazza era piena di tavoli, 200-300 tavoli, era una festa. A sera ti pareva da stare come dentro a varietà, ci divertivamo senza una lira. Nella fontana, il banco della frutta ci sciacquava l'insalata, sta roba qui, i pesciaroli ci avevano il pesce. Parliamo di un periodo in cui nelle case operaie di Testaccio non c'era il bagno. Quando misero qui il mercato, proposero questo spostamento della fontana perché era completamente circondata da queste baracche che vendevano di tutto. Ma della guerra, Mussolini la fece levare da lì e la mise a Ponte Sublicio. I motivi di questo spostamento erano non soltanto una certa instabilità che si era manifestata, ma soprattutto perché c'era stata una campagna giornalistica che aveva delegittimato i cittadini. Con tutte le fontanelle intorno, però questa fontana tipica dell'emblema del Testaccio, cioè le anfore. E il vecchio mercato stava per essere spostato, rimaneva un vuoto, quindi abbiamo capito che c'era un'esigenza di sfruttare questo spazio nel migliore dei modi e ci è venuta l'idea di fare un processo partecipato, una progettazione partecipata, far sì che nascesse una piazza come realmente il quartiere la voleva. Quindi abbiamo pensato che la soluzione migliore era quella di creare un'associazione, da lì è nato Testaccio in Piazza. Dopodiché è stato fatto un referendum e si è deciso che questo si voleva come spazio, come salotto per il rione Testaccio. Considero Testaccio un laboratorio sociale molto interessante perché è in continua e perenne trasformazione. Una sua caratteristica importante è la forte presenza di case popolari mescolate a case di edilizia privata. Un episodio così piccolo a livello architettonico e urbanistico solleva invece tante emozioni, tanti ricordi. Sono felice che sia tornata lì perché per me è un ricordo meraviglioso. Io ho abitato sempre dove sto ancora adesso. Oggi disgraziatamente ho pure lo sfratto. Vabbè, andiamo avanti. Però quello che potrò fare, però a Testaccio voglio morire. Due era bella la figlia. Allora, lo vedi?